Proseguiamo l'esplorazione dell'ambiente operativo di ACM, il software EDES dedicato ad aperture, cerchiature e murature portanti, studiando i dati della parete e dei risultati che contemporaneamente si aggiornano ad ogni modifica. Dunque, la parete che noi stiamo studiando si comporrà di uno stato attuale e di uno stato di progetto. Lo stato attuale è la situazione originaria, in questo caso era presente un'apertura di limitate dimensioni, possiamo vederla in dettaglio, eseguendo la posatura delle aperture. Ecco, come si vede, c'era una porta di 90 cm. Questa porta viene spostata e viene interposto un telaio di cerchiatura. Oltre allo spostamento vi è anche un ampliamento, come si vede infatti da 90 cm diviene 120 e quindi abbiamo la necessità di accertare che non vi sia nessun peggioramento statico e sismico dello stato di progetto rispetto allo stato attuale e che le variazioni riguardanti la rigidezza siano contenute in modo tale che questo intervento locale possa avere un'influenza poco significativa, se non trascurabile, sul comportamento complessivo della struttura. Non dimentichiamo infatti che quando questi interventi assumono delle caratteristiche tali da alterare in modo significativo il comportamento della parete, allora dovrebbero essere inquadrati comunque nell'ambito di un'analisi globale, perché ad esempio, soprattutto in presenza di un solaio rigido, la ridistribuzione delle azioni a seguito della variazione delle rigidezze può portare a dei risultati non sempre prevedibili e anzi magari innescare degli effetti torsionali o peggiorare una situazione preesistente. Supponiamo però di restare per il momento appunto nell'ambito dell'intervento locale e che quindi ci proponiamo appunto di non perseguire l'analisi complessiva dell'edificio, ma di studiare il comportamento locale della parete. Ecco, i dati della parete si organizzano in diverse schede e sono distinti fra stato attuale e stato di progetto. Riguardano i diversi aspetti che definiscono la struttura di questo pannello, cioè la geometria, la muratura, i carichi e la configurazione delle aperture dei maschi murali che ad esse corrispondono. Queste quattro schede allo stato attuale hanno i loro corrispondenti nello stato di progetto e vi sono poi a completamento dei dati alcuni criteri di calcolo in base a cui vengono eseguite le verifiche e criteri grafici sempre per la rappresentazione delle strutture. Quindi, come noi vediamo, la geometria si compone della lunghezza della parete, il suo spessore, l'altezza iniziale e l'altezza finale, che possono non coincidere, quindi si possono studiare, ad esempio, delle pareti che hanno delle sommità variabili, anche con un'altezza di colmo intermedia. Un caso di questo genere e quindi si possono rappresentare diverse configurazioni. Ora vediamo che in questo caso ovviamente vi sarebbe un po' poca coerenza tra lo stato attuale e lo stato di progetto, anche se magari lo stato di progetto in questo caso potrebbe vedere la parete regolarizzata in un certo senso perché interrotta ad esempio da un nuovo solaio di sottotetto. Non sarà questo il caso, quindi ritorniamo a quelle che erano le configurazioni iniziali, quindi avevamo qui 3,20 m e il colmo in questo caso non c'era appunto proprio perché si trattava di un solido regolare. Ecco, come noi vediamo in questa scheda sono presenti anche dei dati riguardanti il comportamento dei maschi murari. Vi faccio subito notare che facendo il clic su una scelta piuttosto che su un'altra compare in questo caso la barra rossa o verde. Ecco, la barra rossa indica che c'è qualche verifica che non è soddisfatta e che poi, vedendo le varie schede, in particolare coefficienti di sicurezza dell'analisi sismica, evidenzierà dove appunto può sorgere il problema, in questo caso nella rigidezza e nella capacità di spostamento, perché abbiamo modificato il vincolo da doppio incastro a mensola. Ora, se osservi che è possibile anche un vincolo intermedio tra le varie ipotesi di ACM, quindi i vincoli intermedi collocano la struttura a metà fra la mensola e l'incastro scorrevole in sommità e possono essere rappresentativi delle situazioni ideali. Comunque, per semplicità,
Procediamo col caso del doppio incastro. Ecco, l'interattività di ACM permette appunto di vedere ad ogni modifica come cambiano questi coefficienti di sicurezza e vari risultati, e anche di avere subito una qualifica di verifica soddisfatta o meno appunto attraverso questa barra verde o rossa. Ecco, quando noi andiamo nella scheda muratura troviamo il materiale della parete da specificare, che quindi può cambiare a seconda delle scelte che effettuiamo. Vedremo anche poi dai dati dei maschi che alcuni elementi della parete possono essere diversi tra di loro rispetto ad altri, e questo ci permetterà poi di studiare le situazioni fino ai minimi dettagli. Qui siamo per il momento nel caso in cui vi è una parete complessivamente di mattoni pieni, in questo caso, che è appunto tutta dello stesso materiale, ma poi possiamo fare delle diversificazioni e vedremo come. Non c'è molto da dire su questi parametri caratteristici. Vediamo i carichi. Per i carichi abbiamo, con riferimento alla combinazione fondamentale, alla combinazione sismica, che sono le due combinazioni che nella sezione pareti determinano le verifiche, abbiamo i valori appunto corrispondenti. Includono i coefficienti moltiplicativi, che per la combinazione fondamentale sono il gamma G, il gamma Q e lo psi 0, mentre per la combinazione sismica è lo psi 2. Questi carichi possono essere anche calcolati attraverso il foglio di calcolo che abbiamo già visto nella sezione cerchiature, e nel nostro caso supponiamo siano già stati determinati, e quindi tra l'altro, per capire la corrispondenza con le verifiche, la combinazione fondamentale riguarda la verifica appunto tensionale per l'impegno statico della parete, mentre la combinazione sismica riguarderà la verifica più importante, che è quella appunto della idoneità della riparazione locale e del miglioramento che viene effettuato con questo tipo di intervento. La scheda aperture e maschi è probabilmente la scheda più importante, perché è quella che contiene varie sottocategorie di dati, e più esattamente i dati delle aperture ed i dati dei maschi. Con i dati delle aperture noi definiamo appunto la posizione dell'apertura e le sue dimensioni geometriche. Quindi, per esempio, questi 3.900 mm, ovvero 3,90 m, di cui l'apertura dista dallo spigolo sinistro, per esempio, li modifichiamo. 2000 anziché 3900, l'apertura si sposta immediatamente. Tra le nuove funzionalità di ACM vi sono alcune segnalazioni che aiutano a capire cosa stiamo facendo, cioè questa modifica non è stata ancora memorizzata nel nostro modello, ma è un valore intermedio in attesa appunto di avere poi una conferma. Questi messaggi possono anche non essere visualizzati dopo che si è capito il funzionamento del programma. Vedete, in grassetto compare il fatto che il dato è stato modificato. Se però lo vogliamo scartare, basta chiudere senza confermare e l'apertura torna alle dimensioni precedenti, alla posizione in questo caso precedente. Ecco, i dati dei maschi sono dati invece molto importanti, perché sono quelli che ci permettono di qualificare il comportamento poi che la struttura avrà quando si calcolerà la curva di capacità della parete nel suo insieme. Base e altezza vengono automaticamente definite dalla geometria della parete nel suo complesso e quindi non possono essere modificate. Però abbiamo possibilità di adattazione sulle zone rigide iniziale, cioè quella inferiore e finale, quella superiore, sullo spessore, sul vincolo in sommità del maschio murario, sui carichi allo stato limite ultimo e di tipo sismico che agiscono in sommità della parete, del maschio murario, scusate, in questo caso, le eventuali tensioni di precompressione, la tipologia della muratura, che a questo punto può essere diversificata. Vediamo quindi che cosa significa appunto avere una, per esempio, una muratura a piotrame disordinato affiancata da una parte in mattoni pieni. Come vedete, poi anche la rappresentazione grafica aiuta a capire queste situazioni. Questi numeri compaiono dei parametri meccanici tutti in grassetto, perché a questo punto questo dato è stato qui modificato rispetto a quello che è poi, tra l'altro, la parete originaria. Abbiamo poi i valori dei coefficienti correttivi che possono descrivere vari tipi di interventi. Per il tono armato c'è anche la possibilità di
di inserire lo spessore, lo vedremo fra breve. Abbiamo poi altri dati che riguardano il comportamento a livello di spostamento ultimo, quindi sono dati sui drift oppure sulla duttilità, che è un altro modo di calcolare lo spostamento ultimo, ed infine sulle verifiche da effettuare, che essenzialmente sono tre: la pressoflessione complanare, il taglio per scorrimento e il taglio per fessurazione diagonale. È possibile attivarle o meno separatamente. Quindi, come vedete, ACM è caratterizzato un po' dalla stessa impostazione che hanno tutti i programmi della EDES, cioè il fatto di avere sotto controllo ogni parte del comportamento delle strutture. Questo non deve essere visto come una complicazione, bensì come un'opportunità, perché a partire da una configurazione iniziale, che può essere quella standard, l'ingegnere deve, o il progettista in generale, deve essere in grado di approfondire il comportamento facendo anche delle prove, rendendosi conto quindi quali sono le implicazioni di alcune scelte rispetto ad altre. Comunque, in questo caso chiudiamo senza confermare, torniamo appunto alla parete precedente. È interessante aprire la scheda aperture e maschi allo stato di progetto, dati maschi, vedete appunto c'è un intonaco armato ed è possibile anche specificare lo spessore che si riferisce ad una faccia dell'intonaco. Ecco, come si può vedere c'è questo incremento di spessore che ha la sua influenza anche sui risultati. Per esempio, se noi azzeriamo questo spessore, vi è una, seppur minima in questo caso, variazione sui risultati, però supponiamo invece di mantenerlo. Ecco, chiudiamo la finestrella dei maschi. Vedete che fra le varie schematizzazioni c'è questo che riguarda il criterio di definizione delle zone rigide. È piuttosto importante, perché a seconda di come si definiscono le zone rigide i risultati possono cambiare. Vediamo per esempio se allo stato di progetto ci spostiamo dalla ipotesi di diffusione a 30 gradi a quella di zone rigide ai nodi. Ecco, vedete, c'è un cambiamento immediato perché la rigidezza diventa eccessiva, la capacità di spostamento diminuisce. Tutti questi risultati noi li potremo vedere a livello grafico e ne parleremo fra poco. Rimaniamo per il momento sui risultati in formato testuale. Ogni volta che facciamo clic su ognuno di questi elementi vi è un aggiornamento automatico dei valori nei maschi murari. Però nei dati maschi io posso fare delle modifiche specifiche legate magari a particolari situazioni. Non so, supponiamo per esempio che nel caso del maschio 1 sulla sinistra si abbia una zona rigida maggiore di quella che è stata indicata. Ecco, se confermiamo, ecco, troviamo che si accende questo pulsante che riguarda la reimpostazione delle zone rigide dei maschi, relativo al fatto che a questo parametro che è stato scelto per il dato della parete non corrisponde esattamente il parametro direttamente derivato. In altre parole, abbiamo fatto una modifica personalizzata. Se vogliamo subito ripristinare le zone rigide in modo tale che tutte corrispondano a questo criterio, è possibile agire su questo parametro. La zona rigida del maschio murario è tornata quella precedente, appunto, cioè corrispondente proprio a questo criterio. Con questi comandi di reimpostazione si ottiene velocemente una certa familiarità che fa capire sempre la coerenza fra i diversi dati delle varie sezioni di ACM. Per quanto riguarda i criteri di calcolo, abbiamo il fatto che è possibile inserire la quantità che viene considerata per la variazione di rigidezza. Come vediamo, in questo caso si ha una variazione dell'1,6% di rigidezza. Se qui ipoteticamente volessi una variazione dell'1%, otterrei immediatamente una verifica non soddisfatta perché ho una variazione maggiore. L'1% è qualcosa che non ha senso, rimettiamoci il 15%. Che in questo caso è ampiamente soddisfatto. Vi è la possibilità di trascurare i maschi snelli, questo nel caso che non vi siano appunto elementi di questo tipo non comporta alcuna modifica. Poi altri parametri di cui anche nella manualistica è possibile approfondire il significato. Importante il comportamento trilineare, che interpreta correttamente la rigidezza fessurata, che ricordiamo, dopo una lunga disquisizione sul ruolo di queste rigidezze, alla fine è definito in modo appunto chiaro che questa rigidezza fessurata corrisponde alla parzializzazione che la sezione ha per effetto della sollecitazione flessionale. Via via che la forza orizzontale aumenta, e quindi aumenta anche il momento nella parete, questa
sezione trasversale passa da interamente reagente a parzialmente reagente. Ecco, questo stato di fessurazione viene descritta dalla riduzione della rigidezza, mentre altra è la riduzione di rigidezza dovuta alla plasticizzazione, che infatti corrisponde a una rigidezza che via via si diminuisce perché la retta che unisce al punto che percorre il tratto plastico si inclina. Lo vedremo fra poco parlando dei diagrammi. Anche per lo spostamento ultimo è possibile fare una serie di scelte sul drift e sulla duttilità, tutti aspetti che poi possono essere approfonditi nella documentazione. Altri criteri di calcolo completano i dati ed è interessante a questo punto vedere appunto i risultati come si articolano. All'ultimo video di presentazione di ACM saranno dedicati lo studio appunto degli studi relativi ai diagrammi di comportamento della parete e quindi alla curva di capacità.